Tutte le immagini, i dialoghi e i riferimenti presenti in questo video sono puro scopo di intrattenimento ed in nessun modo rappresentano gli ideali delle persone coinvolte nella simulazione. Tutto ciò che si vede in questo video è frutto di recitazione, ricostruzione storica e gioco di ruolo. Troppe armi, ah! Qui troppe armi che qua arriva gente. Guarda lì, armi! Io non so, ecco, grandi uomini loro, grandi. Salam Salam alaikum. alaikum. Salam. Voi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Oned e benvenuti in questa seconda parte dell'Operation Libyan Sword. Ci siamo lasciati con lo scorso video scappando, tra virgolette, da una colonna della NATO che stava avvicinandosi pericolosamente alla città. In questo momento diciamo che c'è molto fermento perché appunto queste forze militari stanno avvicinandosi alla città senza che nessuno capisca il perché e il per come e quindi diciamo che siamo un po' tutti reagendo a questa situazione. Anche in questo caso ci sarà moltissimo gioco di ruolo e ovviamente poche sparatorie. Ragazzi, vi auguro una buona visione. Che succede? Voi sapete dove è sindaco? Lui col simbolo ribellione sbagliato. Viva Impero, sempre. Anche Falcon, ma che nana. Meglio, molto meglio. Non può comprare droidi? No, questi no droidi che state cercando. Questi possono. Questo. Non arriviamo neanche alla droga, figurati. Siamo Save the Libyan Children. Noi siamo un'organizzazione non governativa. Ok, adesso abbiamo. Cosa significa non governo? No, governo, no, tutto governativo, no? Se non c'è governo. Sopra governo noi siamo. Ah, quindi più potenti di governo. Cioè, tanti soldi, tanti soldi compra tanta frutta. Ha ragione, perché se non c'è governo, tutto sopra governo. Tu pensa? Ah, è vero, non c'è più governo! Se non c'è governo, tutti sopra governo! Tu non pensa mai! E chi ci va il posto di governo? No, ragazzi, venite qua! Noi eravamo libici! Siamo libici esattamente io, come voi! Mente tutta confusa io! Vero! Sei sindaco, io, vero? Abbiamo, dove sta il sindaco? Dove sta? Lei è il sindaco! Lui parlano, non ho capito! Vede, lui parla con persone importanti. Voi venuti con grande macchina. Grande macchina, grandi soldi. Voi a fame? Grande pennello per grande muro anche. Cosa significa? Loro intelligenti, loro istruiti. Ah, allora ragione. Volere frutta? No, grazie. Sei sicuro? Ma noi vende a poco. Grazie. Nel miglior prezzo sul mercato, anche posso. Perché unici. Anche perché non c'è altra frutta. Quindi non avete insultato, grazie. No, albicocca? No. No, miscino, ya. Yeah. So. Adesso non possiamo. La prossima volta che passiamo volta. Faremo contratto senza soldi. Lui parla. Grazie amico, ecco, vedi, noi andiamo da persone dobbiamo per bene. Sentire il nostro capo. Noi semplici. Ma voi no soldi. Neanche Madonna. Noi pagati anche noi. Sentire il nostro capo. Ma tu ho grande arma lunga e niente dolla. Corta. Corta, io vedi. Corti quelli. Io definirei rispettabile, anche sopra media se permetti. Io corta, corta, tu vai a giocare speed come si chiama? Speed città dopo, dai. Ecco! Grande uomo saggio! Grande uomo saggio! Abdul! No, mio nome è Abdul, qualcun altro è Abdul, io direi Abdul. Siete sempre. Qua della zona? Sì, noi amici. Noi vendere frutta. Tutti per me. Frutta è consentito qua, non c'è problema. Frutta? Ma noi, tu volere frutta? Perché noi avere bambini da sfamare, no? Beh, possiamo aver bisogno. Venga, venite. Ci lasciate finire il giro di ronda perché ci sono un po' di nomi sospetti che devo avere. Loro tra me un po' sospetti sono perché non compra frutta. Non compra frutta. Se loro non compra frutta, io già questo, di base. In questo caldo non compra frutta. È sospetto. Se tu non come fa? Ovviamente tu non dipendi. Come nome del gioco Amog Us. Loro sus. Facciamo dei due fumaggi per la corona. Sindaco, lascia perdere questo. Signore sindaco, noi semplici no, contadina. Vuole frutta? Via. No, ma noi uomini, noi amici. No, tu non mi amico. Ma come non mi amico? Tu vendi frutta, poi tu prendi frutta, poi non mi. Mi faccio caricare. No. Ma tu compro frutta da noi, vedi? Ma noi. No, lontano! No, ma. Arresta sti tre qui! Ma non è vero! Ma no! Arresta qua!
Mamma io... No, no, pezzo di merda! Tu tieni! No, no! Tu ho fatto casino! Ma non ho fatto... Non ho fatto niente! Ma io chiedevo se il sindaco voleva prendere cose! Io ho già parlato con... Capitano, ho già parlato con il comandante! Disturba il sindaco! No, perché disturbi il sindaco? Ma io volevo vendere frutta al sindaco, no, disturba! Il sindaco ha detto che tu lo disturbi. Ma io volevo amico sindaco, no cattivi! Ci sono due scelte. Portiamo a fare due chiacchiere. O facciamo due chiacchiere. O facciamo due chiacchiere. O c'è il nostro amico con grande manganello nero. Vieni con noi. Vengo con voi. Questo non vengo con voi. Però ingiustizia. Allora signor sindaco, io mettete a una scalera. No, io non disturbo sindaco, guarda i miei boccoli bianchi. Tu dici disturbare? No. Hai documento? Certo che documento, ma. Abbiamo un attimo il documento, la prossima volta disturba il sindaco. Fai foto. Finto sorriso, no vero, perché io triste. Bene. Potrei andare? No, non resta? Per gente? Io potrei dare frutta perché c'è. Potrei andare o io, lui ha fatto foto. Possiamo andare, l'importante è che sia solo. Io non parlo più. Che per il sindaco di Francesco Speciale. Io non parlo più sindaco, io. Offrirò dono. Grazie! Io ho quasi arrestato per niente, incredibile. Ma non ho arrestato, però ho fatto foto documenti, ma io non farei niente. Io ho sempre saputo che te l'osco. Ma che fa? Ma. Vuoi essere scappati, scusa amico. Però guarda in faccia un po' l'osco sei. Però l'apparenza può ingannare. Cosa fare io? Taglia barba, togli occhiali. Capello. Questo è Gesù, maledetto. Già tu nato con Pardo Cesare come stai vicina di demoni. Ciao. Ciao. Vuole frutta? No. Ciao mamma, vuoi niente frutta? Qui sempre vostro amico Nadir. Noi appena venduto. Ma di coca patata, tipo petrolieri, cose del genere con petrolio. Ci ha dato $100 per 3 di coca e una patata. Qui adesso ricco, io posso pagare alimenti a mie 14 mogli. Che bello, tu lava con mia acqua da bere. Tu figlio di stessa mamma mia, magari no, con cognome diverso. Lui calciava te in pancia. Sì, può darsi. Qualche anno prima. Vuole bere io. Ma incredibile! Americani tanti soldi! Io può di nuovo mettere il gabinetto in casa, non deve più cacare in squat tra ortiche! Frutta? Vuole frutta? Ma che spero mai spendi troppi soldi, noi soldi! Noi organizzazione, noi diamo da mangiare ai bambini, noi che serve il cibo! Prende cibo e puoi regalare, se vuoi prende poi regala. Io posso prendere per Dio. Allah mangia? Tu non mangi, non credi in Allah? Io credo in Allah. Tu dovresti regalare ad Allah. Ma io regalo ad Allah mio amore. No. Allah la bocca grande così, prendi tutto. Prendo solo. Devi regalare la rete. Tante cose belle, ma Allah, se tu non Allah la prende frutta. Ricco, Allah può pagare. È ricco di amore Allah, no, soldi, lui povero, paga no, amore. Che è molto ricca. Paga loro un po' di pioggia. Per favore. Guarda Allah. Tuoi vestiti, Moschea è molto ricca. Certo. Moschea può pagare. Perché paga Allah. Che deve pagare. Se io prendo, paga Allah. Io dico Allah, portami i soldi. Lui mi porta soldi, non dà. Quindi tu che credi in Allah devi dare soldi ad Allah. Ma poi avete la macchina con la bandiera. Breve introduzione a questa scena. Avevamo minato davanti a casa. Tragedia! Tragedia! Lui spello! Ma tu! Guarda tu! Tu benda? Io esploso! Che benda chi? È morto! No! Che brutta fine hai fatto! Qui grande tragedia! Una tragedia mortale! Buttiamo via corpo, se arriva polizia ci fa il culo! No, prendiamo un radio che se arriva polizia ci incula sangue! Portiamolo dentro e nascondiamo cadavere! Vi ricordate quei $100 che si avevano dato gli americani petrolieri sull'unghia così per due pesche in croce? Ecco, c'è una cosa che non andava. Permesso? Toc toc. Permesso, spengo il cellulare.
Io vorrei fare segnalazione, qui è arrivato i soldi falsi. Da chi? Uomini di olio ha dato noi i soldi falsi. Noi uomini di olio. Sì, allora, dovete tornare fra 15 minuti. 15 minuti quanti? Alle, alle 17.00. Ma orario italiano o orario libico? Orario... Alle 17 vieni qua. Saggio uomo, andiamo. Saggio uomo, dico. Troia. Questa zona verde e tutti spara. La polizia. Zona verde, tutti spara. Io non ho paura. Io non ho paura. Io posso. Io vado in faccia a pericolo. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, bravo. Ah, ma qui arriva colpi. Ma rischiamo bene, capo. Ma chi, chi ingaggia dove? Cosa? Polizia cellula. Cellula, cellula cattiva. Ma dov'è Matte? Nel frattempo, come vedete dalle casse quasi vuote, eravamo riusciti a vendere abbastanza frutta da permetterci le armi. In questo momento Matte e Monta erano al caffè a prendere appunto queste repliche di contrabbando, che non era altro che tutto il nostro equipaggiamento con cui poi avremmo potuto ingaggiare. Nel frattempo però era tutto scoppiato un casino in cui in mezzo alla città non mi ricordo neanche più chi aveva sparato a cosa e siamo qua. Ah, e nel frattempo ci si era anche fermato il trattore, ma veramente a sto giro. Filma, loro uomini di filma. Grande uomo di fotocamera, aspetta, ti copro io. Bravo che tu copri. No, porca troia. Ciao, sono vostro amico Nadir e questo è Jackass. Adesso mio amico passa in mezzo a tutto fuoco e viene ucciso. Guardate. Disarmati. Disarmati. Vogliamo solo andare al bar. Veloce. Ah, finalmente bar. Fratelli. Dopo aver recuperato l'equipaggiamento siamo usciti dal bar e ci siamo diretti nuovamente verso casa. Un grande caporaso. Ciao grande barista. Non spara, non spara. Tornate presto. Non spara, eh. Non spara. Non spara, no, no, no. Che è successo? Io qui stavo a guardare ma non ho capito cazzo. C'era la barilla davanti al ristorante. La barilla? Io non capire cazzo. No, infatti io devo capire contro chi si sta ingaggiando. Ho preso una cellula che sta cambiando. Sono una cellula. Preso una cellula? Sì. E li tengono fermi da 25 minuti. Ma nato, polizia, non si capisce più un cazzo. Avanti, fratello! Voglio stiamo divertendo. Lui è girato angolo come pollo, ma come fai a girare angolo così? Oh, ce l'ha davanti, ce l'ha davanti, castigami. Esatto. Grande capo di acque nere, vieni, vieni, vieni a guardare spettacolo. Ma è stato il bello. Secondo me non ho finito bene le trattative di pace. Aspetta, grande capo amico. Dopo mille peripezie ci eravamo riusciti a riarmare finalmente e il nostro signore della guerra ha finalmente deciso di iniziare a fare sul serio con le altre cellule che stavano mancandosi di rispetto. Il nostro primo obiettivo era attaccare la Van Orton Oil che si era insediata nel nostro territorio senza nessuna autorizzazione, estraendo il nostro petrolio eccetera eccetera eccetera. Perché? Perché tu invidia il nostro fratello? Io devo stare in bocca per prendere una cosa.
Ma che M4 arma di Occidental? È arma Occidental, sparare meglio che arma. Ma non è vero, non è vero. È vero, tu resisti. Tu resisti, resisti. Ciao, qui di nuovo vostro amico Nadir. Ma questa sparare meglio. Lui adesso andate. Perché c'è gente che tira fuori olio. E appunto che lui sta sul cazzo. Ma non olio, coglione, petrolio. Petrolio, non olio. Petrolio, no olio. Ah, perché lui crede che loro estraggono olio, ma io capisco. Cioè, non è dovuto. Capire, lui uomo acculturato, lui scritto premere. Ah, io mi sospetto che premere. Ecco, ha premuto. C'era scritto premere. Sfortunatamente però tra noi e il nostro obiettivo si è far posto un intero plotone della NATO. Soldi serve. Ma noi amici, adesso io mi alzo. No, rimani giù per favore. Ah, io giù rimane. Perché loro passa a mia terra? Non calpestare Orto. Attenti Orto, eh. Io mai capire perché loro dito fuori di grilletto. Tutti i dito dentro spari prima. Tutti dicono cose strane, uno, sei. Bombola. Persone strane. Poi inventato noi numeri. Che cosa usa loro? No, lui faccia triste. Come fa ad avere amici persona triste? Che tiene dito fuori di grilletto. Abdul, fagli vedere come tiene dito nel grilletto. No, cioè non ora. No, non ora. Mi dissocio, avvocato. E comunque dopo circa un'ora di trattativa, non scherzo, un'ora di trattativa, siamo riusciti a farsi dare il lasciapassare per andare verso il nostro obiettivo. Sì, vabbè, perché l'MG. Con tutti a sinistra. No ferma, no ferma, avanti, avanti. No ferma, vai avanti. Avanti, avanti. Oh, non l'ho colpito. Colpito un infedele. Ah, arrivano! Chi dietro? Dietro! Preso! Medico! Aiuto! Salvami, fratello! Aiuto! Perché loro attaccano noi? Disarmato! Muoviti! Giù con la faccia per terra! Io! Ma tu che cosa? Tu che crede? Ma è! Non hai fatto patto! Non mi interessa, tieni le mani sulla testa! Giù! Stai giù! Non hai fatto patto? Non mi interessa! Ma che cosa tu fare? Ah! Stai giù! Io non fare niente! Stai giù, ho detto! Io tutto di in mezzo! Ma voi chi essere? Chi? Perché? Che cosa? No! Passi, no! Tenetemi lui! Non portatelo indietro! Portalo indietro! Vieni! Guarda! Sì, allora. Ah! Almeno io vivo! Volete... Giù! Bene ragazzi, come ogni missima che si rispetti, sono stato catturato e così finisce la seconda parte di questa missima. Ragazzi, non vi preoccupate perché come avete visto siamo entrati nel vivo dell'azione e dal prossimo episodio spareremo quindi molto di più. Spero che anche questo vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio.